1. Oh, live! Eccoci qua con Oliviero Toscani in persona. Oliviero, sai che penso sia la terza volta che ti intervisto? Tu probabilmente neanche ti ricordi le precedenti due in due eventi, o ti ricordi? No, mi ricordo vagamente, così. Non ti sono rimasto impresso, vabbè. No, non è vero. Mi ricordo che era un'intervista più tecnica delle altre, tecniche, con un nuovo sistema confronto alle altre. Mi ricordo solamente questo. Eravamo, a dire la verità, abbiamo fatto un evento, era un evento di tecnologia forse, e la cosa interessante è che tu sei partito con una frase tipo la tecnologia è una cagata, noi tutti erano lì che ha detto ma non trovi che è sempre vecchia? No, è strano, ma la più avanzata è quella che funziona meno, perché non è ancora veramente rodata. Trovo che ci sia questo problema, no? Quando c'è la nuova macchina, la nuovissima macchina non è la migliore. Giusto. Perché è nuova, quindi è un esperimento, quindi non è ancora messa a punto, non è stata rodata. Ecco, io trovo che la tecnologia, fra l'altro, scusa, io faccio un mestiere che dipende dalla tecnologia, il fotografo da sempre, non mi fa assolutamente paura, pur avendo che ho, non sono paura della tecnologia, perché la fotografia dipende dalla tecnologia, è logico, è sempre dipesa, e soprattutto c'è sempre stata una grande evoluzione nella fotografia, perché io mi ricordo mio padre faceva le fotografie con la macchina a lastre, capisci? Poi le pellicole, poi l'ortocromatico, pancromatico, poi sempre più sensibile, e finché siamo arrivati adesso, questo era sogno mio padre, avere una macchina che tu facevi la fotografia e la spedivi, invece lui doveva correre in macchina, svilupparla, stamparla e consegnarla ai giornali. Devo dire, era eroico, confronto adesso. Ma tu quando scatti adesso sei ipertecnologico o tradizionale? Come l'affronti? In base al momento? Ma io ti dico subito, non so se ti ricordi un giornale che io feci, si chiamava Colors. Sì, certo. Colors. Ecco, Colors è stato il primo giornale fatto utilizzando internet. Quindi io subito credevo che nella tecnologia ci fossero grandi vantaggi. Quindi non ho nessuna paura di questo. Il problema è che la qualità finale, per esempio, trovo che attraverso il telefonino non è la possibilità di vedere bene le immagini ancora. C'è sempre un po' un problema, per tutto di formato, no? Piccolo, non è mai preciso, c'è sempre una sovrapposizione di parole, di altre foto. Insomma, è difficile, ma miglioreremo. Però ti devo dire che io nell'inizio, fine anni 90, prima del 2000, facevo già le fotografie in digitale. Feci un libro su Sant'Anna di Stazzema, che è abbastanza conosciuto, con una delle prime macchine digitali della Canon. Però per stamparle, io devo stampare dal digitale su carta e consegnare la carta alla tipografia. E sono andato avanti per un paio d'anni, forse di più, a fare così. Lavoravo in digitale, però stampavo dal digitale e il giornale non mi diceva niente. Non potevano prendere la scheda digitale perché era troppo avanzato ancora. E parlo degli Stati Uniti, lavoravo per la Miramax, facevo un giornale e non stampavano la digitale. Devo stampare su carta digitale. Quindi trovo fantastico il digitale, tutto ciò che ha questa modernità, attualità, però nello stesso tempo tutto ciò che è veramente più avanti è meno rodato, lo trovo vecchio, un po' vecchio, cioè non funziona bene. Perché? Perché quando esce va, diciamo, testato e poi devi metterlo a punto. Oliviero, come vedi questo impatto qua del Covid di cui si continua a parlare sul mestiere dei fotografi? Perché avevo fatto un collegamento con il ragazzo che ha fatto l'iniziativa per Bergamo, 100 fotografi per Bergamo, sì. Peraltro Settimio, ringrazio Settimio per il collegamento, e ho visto che c'era in chat una grande curiosità
di tutti quelli che o fanno il fotografo o sono interessati a entrare nel mondo della fotografia, su quale sarebbe stato lo sviluppo col fatto che non ci sono gli eventi, non puoi fare le sfilate, non puoi... E quindi ci si domandava quale potesse essere un po' il futuro dei prossimi 2 anni del mondo della fotografia. Tu come la vedi? Ma io penso che sia una... sta succedendo una cosa molto interessante con la fotografia. Da una parte il mestiere del fotografo, si pensa sia sì, cioè il fotografo, il suo studio, i suoi cavalletti, le sue macchine, è finito. Però nello stesso tempo la fotografia credo che sia il mezzo di comunicazione più importante che stiamo vivendo. Prima di tutto per la conoscenza. Ci dobbiamo chiedere che forse il 95% di ciò che sappiamo, conosciamo, perché abbiamo visto delle fotografie, perché non abbiamo visto la realtà. Cioè la fotografia ti permette di togliere l'esperienza diretta delle cose. Sappiamo delle cose perché ne abbiamo visto le immagini o il video, comunque traslato dall'immagine di comunicazione, va bene? Cioè. O il cinema, o comunque non è una esperienza diretta. E quindi le realtà vengono anche interpretate, cioè tutti, nessuno ha incontrato, quante persone ha incontrato Trump? Certo. Però ognuno ha un'opinione su Trump, pur avendo visto tutti le stesse foto. Quindi ormai la realtà non è più quella che è realtà, ma è tradotta e portata dalle immagini. Non crediamo a ciò che succede, a meno che non sia attraverso i mezzi tecnologici. Televisione, telefonino, fotografie, anche i giornali stampati, anche quello è una tecnologia. Però è così, viviamo d'immagine e nello stesso tempo il mestiere del fotografo non c'è più. Perché? Perché il mestiere fotografo è come il mestiere dello scrivacchino. Una volta la gente era analfabeta, doveva scrivere una lettera d'amore, di insulto, di cosa, andava da chi sapeva scrivere e gli dettava la lettera. Anzi, quello là gli faceva anche le correzioni. Quello là sapeva scrivere, no? Adesso non c'è più bisogno di quello che sa scrivere, veramente. A meno che ci sia da scrivere per mezzi molto specialistici. Perché tutti sanno scrivere. Non c'è bisogno di una grande preparazione tecnica e tecnologica per fare le fotografie, quelle le fa la macchinetta. Quindi questo cosa ha fatto succedere? Che la qualità dell'immagine si è abbassata e la quantità è aumentata. E all'interno di questa quantità forse c'è qualcosa di interessante esteticamente, proprio come costruzione formale della fotografia. Guarda, sto facendo un esperimento interessante. Sì. In questi giorni ho domandato a tutti quelli che si collegano con me, che sono alla fine sono un migliaio, gli ho detto: sentite, facciamo un numero di Elle di moda, Elle giornale, Elle Italia. Ok. Io sono d'accordo con la redattrice, ho detto: bene, facciamo un servizio di moda e usate blue jeans, come la mia camicia. Tu cos'hai? Blue jeans? Sì, anche tu. Sicuramente un paio di blue jeans. Sì, sì, ce l'ho su. Ecco, ce l'hai su. Fate una fotografia di blue jeans. È un disastro. A parte le volgarità, l'incapacità di costruzione, l'incapacità di composizione, l'incapacità di capire i pesi, i colori. È proprio così. Cioè, questa è la parte interessante invece trovo da costruire, da fare in questo momento per i mezzi moderni. Tutti fanno, ma manca la scuola d'arte. La scuola d'arte. Sono pochi quelli che ce l'hanno naturalmente e gli altri è meglio che studino. E questo secondo te, quindi dici questo, l'impatto di questa situazione farà un po' di pulizia anche nel settore della fotografia? Sicuro. No, ma va benissimo. Non mi fa assolutamente... A me le grandi crisi non mi fanno assolutamente paura, anzi, trovo interessantissimo. Perché alla fine
non credo che siamo dipendenti dalla crisi. Credo che l'intelligenza sia superiore alla crisi. Tu devi stare là, devi stare attaccato là. Se vai giù, vieni travolto, capisci? Se sei attaccato alle tecnologie o ai sistemi meccanici, sei travolto. Tu devi dire, voglio fare l'automobile. Se voglio fare un'automobile a batterie elettriche, ma siete vecchi. Io voglio fare un'automobile che va acqua. Se io faccio io la pipì nel serbatoio, perché va solamente col mio DNA. Altro che chiavi, ho eliminato le chiavi, il proprietario. La mia macchina va solamente se faccio io la pipì nel serbatoio, più l'acqua che riempie il serbatoio. Questa è la macchina del futuro. E che quando la spengo, si sgonfia, diventa un pacchetto di gomma così. Quando l'accendo, il motore fa andare, si gonfia dentro la macchina. Cioè, capisci? È tutto sempre vecchio. Cioè, l'immaginazione fa diventare tutto vecchio. Se tu dovessi in questo momento fotografare questa situazione attuale, come la fotograferesti? Magari l'hai già fatto e quindi ti faccio una domanda già scontata, però qual è l'angolo che prenderesti per raccontare questo momento? C'è un angolo qua. Qui ti ho detto, siamo tutti morti. Siamo tutti al limbo. È così. Lo sappiamo. Non è l'inferno, non è paradiso, perché siamo vivi, però siamo al limbo. Viviamo un momento. Eccolo. Aspetta, ti ho perso per un attimo. Eccoti, dicevi, siamo tutti in un limbo. Siamo in un limbo, come se ci avessero ucciso tutti. È incredibile. Cioè, tutto si è fermato tutto. E infatti di cosa si parla? Si parla di morti e di economia, e di soldi. Morti e soldi. In questo momento questa è un'angolazione. Che così io credo che vada discussa. E cosa c'è fra i morti e i soldi? Là dentro cosa c'è di interessante da fotografare? Cioè da... Fotografare vuol dire riflettere sopra qualcosa, ragazzi, va bene. Fotografare vuol dire riflettere su un dettaglio della realtà che ci circonda, prendere quel dettaglio, fotografarlo per far capire o capire delle cose. Questa è la fotografia, per me. E mettere insieme degli elementi che servono a fare capire la condizione, quello che è la vita umana, perché anche quando fotografi un paesaggio lo fai perché hai un rapporto a una condizione umana, no? C'è sempre questo rapporto del non solamente mi piace ma non mi piace, ma è giusto o è sbagliato che sia così? Questo è il senso di critica della giustizia. Il senso di critica della giustizia, no? E quindi in questo momento, sai cosa? Non so bene se piangere o ridere. Devo dire che questo mi succede nei momenti che in inglese si chiamano i close call. Non so se ti sono successi i close call, quando dici bene, adesso è finita. Sto certo. Picchiando con le rocce, con la barca. Ecco, nei momenti di close call, quando tutti urlano, a me viene da ridere. Credo sia una reazione di nevrosi. Alla mattina mi sveglio, metto giù i piedi a letto, mi rendo conto cosa stiamo vivendo e mi metto a ridere. Dico, Madonna, non ho premura. Non ho premura. Devo fare, sì, anche se non lo faccio non è così importante, ecco, mi viene da ridere. Non ti viene da ridere? Guarda, se ti vedo ridere sì, mi viene da ridere, però insomma a volte non è che mi venga tanto da ridere in questa fase. Non so, ma cosa vuoi fare? No. Se ti rendi conto come tutte le menate, le robe, poi pensa un po' alle cose di 2 mesi fa.
non ce le ricordiamo neanche più. È preistoria. Ci faceva discorsi, ti ricordi, col ministro della giustizia, Bonafede, il processo, i coso, ti ricordi queste discussioni che non finivano mai, soprattutto in Italia, questa politica qui, abbiamo veramente i politici che ci meritiamo, eh? Non è che abbiano fatto un colpo di Stato, i politici qua, sono esattamente il ritratto degli italiani, eh? Senti, a proposito del ritratto degli italiani, ero qua noi in chat e ci sono molti tuoi estimatori e molti tuoi critici, li definirei così, no? Come sempre succede. Mezzo, c'è mai niente di mezzo. Mai niente di mezzo, però diciamo, alcune persone effettivamente attirano, polarizzano molto, no? Quindi quando tu fai un'affermazione vai giù, tranchant, e quindi dividi, e ci sono quelli che apprezzano e quelli che invece gli stai sui coglioni. Perché non sono mai, in realtà non sono alla ricerca di un consenso, sto dicendo il mio punto di vista come un fotografo, no? Tu fotografi qualcosa che non ti va bene, non è che cerchi il consenso su qualcosa che non ti va bene, cerchi di far vedere ciò che vedi e ciò che ti interessa e ciò che senti di quello che vedi. Dimmi, cosa dicono di bella? Di tutto di più, insomma, c'è qualunque tipo di commento. Però, a prescindere da questo, e in realtà sono abituato perché ogni personaggio che intervisto porta sempre dietro quelli che lo amano e quelli che lo odiano. E quindi trovo anche molto noiosa, no, questa divisione. Invece uno potrebbe fermarsi un attimo a ragionare, a pensare, a evitare, no, sempre queste distinzioni. Però il tuo approccio nella fotografia è spesso stato questo, no? Cioè di prendere una posizione. E oggi a volte invece vedo che mancano prese di posizione, cioè vedo una marea di foto bellissime che però non mi dicono assolutamente un cazzo, no? Cioè sono foto. Se non ti dicono niente, non sono bellissime, dai. Sì, diciamo, sono in teoria belle, esteticamente belle, no? Tutte curate, con tutti sti filtri, però poi non ti lasciano niente. Qual è secondo te invece il modo giusto di interpretare la fotografia, soprattutto alla luce di questo momento storico? La fotografia è la documentazione di realtà che ci circondano. Deve essere testimone del tuo tempo. Non è lì solamente a estetizzare e dire carino. Cioè, dico, per esempio, adesso parlavo di fotografia di moda, no? Io ho fatto tantissime fotografie di moda, ho lavorato per tutti i giornali del mondo, anche i migliori giornali del mondo, proprio il top. Ma non ho mai cercato, ho sempre cercato di fare come un reportage di ciò che succedeva visto attraverso la moda. Cioè, le prime minigonne, la minigonna ha fatto molto di più che tante studi socio della condizione femminile nella società. La minigonna, un taglio di una gonna fatta da Mary Quant nel 62, ha rivoluzionato anche un comportamento umano femminile. Ecco, quella è per me la moda. Ho sempre cercato di far vedere questa parte della moda. La moda è un comportamento sociale. Una delle mie migliori fotografie di moda è stata il Blue Jean Jesus, il sedere con gli short, non so se te la ricordi, no? Chiamiamoli in seguito. Quella è una foto di moda, in realtà, che ha scioccato perché non si metteva una roba così sul muro. Però mi domando, questa parola provocazione, ma perché ha una connotazione negativa? La provocazione è la cosa più positiva che tu possa avere. Provocare vuol dire provocare comprensione, pace, benessere, ricchezza, felicità, bellezza. Si può provocare anche queste cose, soprattutto comprensione e intelligenza. No, c'è un provocatore. Sì, grazie, un complimento. Allora, se l'arte non provoca, non serve a niente. Qualsiasi grande pezzo d'arte ha sempre provocato grandi reazioni. E ha sempre diviso un po'. Ah, no, è piano, no.
e soprattutto ha anche prodotto censure tutto il tempo. Tutte grandi opere. E soprattutto ricordatevi che io dico sempre, la bellezza, l'arte, non ha morale. Quindi quando tu tocchi certi argomenti, puoi dare fastidio a tanta gente. L'arte non può avere morale. Se ha morale, non è arte. Deve avere una sua visione. È una proposta di generosità, dire guardate che esiste anche questo. Non a caso esiste anche la bellezza della tragedia. E ci sentiamo, cioè tu guarda, io prendo sempre il grande esempio, la Pietà di Michelangelo. Cioè dici, cos'è la cosa peggiore che un essere umano può sentire? Avere il proprio figlio morto in braccio. Michelangelo fa la Pietà. È incredibile se tu pensi, no? Certo. E poi la Pietà, la Guernica, il grido di Munch, è tutto, non dico sia tragedia, ma è tutta condizione umana. Se tu fai le cose che piacciono a tutti, le fai per cercare consenso. Chiaro. E chiaro. La ricerca di consenso non fa altro che produrre mediocrità. Peraltro, no, non pensi che sia molto cambiato anche l'approccio? Ne parlavo con diversi artisti o gente che fa spettacoli, comici, e giustamente dicevano, è incredibile, viene sempre fuori Ricky Gervais. Hai presente il comico, lo stand-up comedian Ricky Gervais, inglese, quello che presenta a volte la serata degli Oscar, no? Che fa sempre questi monologhi molto critici. E lui giustamente diceva, la gente ormai si alza la mattina e sono già offesi, sono già incazzati per qualcosa. E quindi se tu sei un comico, no? E parli e fai una battuta su quelli che hanno la macchina fotografica, l'associazione di quelli con la macchina fotografica ti assaltano e via così. Come hai visto il cambiamento della società in questi anni rispetto agli inizi? Beh, indubbiamente abbiamo le code di paglia. Siccome siamo così insicuri di noi stessi, appena qualcuno tocca e dice una piccola verità, anche io ci offendiamo. Non esiste più il senso dell'autocritica. Mm. Cioè l'ego, l'ego è la cosa più importante che ci sia. Non accettiamo una critica, soprattutto se è giusta. Non si può. E nello stesso tempo vogliamo tutti farci analizzare. Tutti arrivano, fanno vedere il loro portfolio. E se tu dici, guarda che mi sembra che queste foto mi sembra già di averle viste, copi, si offendono, cioè ti insultano perché non gli dici che sono bravi. No, vorrei dirlo a tutti, sono bravi, ma purtroppo non è così. Se viene onestamente non posso dirtelo. Se viene a fare, vuoi un giudizio, no? E deve accettare il giudizio. E non c'è niente di più bello che qualcuno dice, guarda, Oliviero, è inutile che tu tenti di correre i 100 metri, perché Bolt ci mette 7,80, tu ci metti 1:20. E c'è da fare, meglio che ti metti a ridere, ecco. Senti, in chat mi ricordano anzitutto che vabbè, Ricky Gervais presenta il Golden Globe, grazie per il ricordo, e dicevano ma quindi quale, se tu dovessi scattare una foto in questo momento, ti chiama New York Times e dice Toscani, vogliamo una foto che rappresenti il momento del coronavirus, questo momento attuale, che cosa scatteresti tu in questa fase? È difficile perché sai, in un'immagine mettere dentro tutto il limbo che stiamo vivendo, non so perché, sai che tu, io faccio questo
ricerca, ho fotografato 70.000 persone in giro per le strade del mondo e counting, non è finito, andrò avanti a fare questo lavoro qua, si chiama la razza umana. Ogni tanto penso a qualche faccia, soprattutto di ragazzino di 6-7 anni, così, che ho fotografato nel mondo, che ti guardano, sai, ti guardano con quella curiosità di chi non sa bene chi sei, quelli che ti guardano. Mm. Quelli che non capiscono bene cosa sta succedendo. E per me questo è uno sguardo, cioè tutti noi stiamo guardando, ma non riusciamo a vedere bene. Ok. Adesso raccontare un'immagine per cosa. Secondo me è uno sguardo che non vede. Adesso dovrò immaginarlo, cioè metterlo per immagine. Quando tu, ecco, ad esempio, in questo caso, no? Devi pensare a uno scatto per una campagna. Da dove parti? Cioè, da dove ti viene questa intuizione? È un fatto di esperienza? Hai una tua tecnica, una tua logica che segui? Parti da... No, io penso di essere un vero situazionista. Ah. Non sto mai cercando un'idea, no. Cioè è qualcosa proprio che non mi ossessiona la ricerca dell'idea, che poi sono sempre stupide. Se ricerca un'idea vuol dire che non hai idee, soprattutto non credi di poter risolvere il problema, a meno che trovi qualcosa che te lo fa risolvere. No, io sono situazionista, allora ho una certa età, ho visto tante cose, ho vissuto, cioè avevo 18 anni nel 1960, hai capito cosa vuol dire? Wow. Io ho l'età dei Beatles, dei Rolling Stone, di Muhammad Ali. Muhammad Ali aveva un mese più di me, quindi appartengo a quelli. E ho vissuto fisicamente la California, Londra, gli anni 60, ho fatto una scuola d'arte importantissima, tantissima gente interessante. Ci sono stati scambi con Royal College of Art a Londra nel 62, ho visto concerto Albert Hall dei Beatles nel 62, quando Beatles era, c'era Tom Jones che era grande, poi Beatles piccolino sotto, che non erano ancora famosi. Insomma, andavo a ballare in King's Road, ho conosciuto bene la Quorum, la Ossie Clark, la moda, insomma... Lavoravo per i giornali di moda Queen Magazine a Londra, come si chiama, solamente Queen, dove c'era la crema di tutti le nuove, quelli che appartenevano, che i tempi stavano cambiando. Va bene? Quindi ho vissuto tutto questo, poi gli anni 70, gli anni 80, gli anni... e sono sempre qua. E devo dire che è fantastico, ho sentito tanta musica, ho conosciuto tanta gente, ho visto tanti film, ho viaggiato tantissimo, ho vissuto a New York. Tutto questo è il mio bagaglio. La mia cultura è quella, non quella imparata a scuola, e neanche quella leggendo i libri. Okay. Perché sono un cattivo lettore, ve lo dico subito. La lettura per me è lenta, mi annoia un po', la tecnica della lettura la trovo un po'... E quindi quando c'è un problema, adesso mi hai chiesto che foto faresti per coronavirus, uno sguardo di paura, di in fondo, se tu pensi al grido di Munch, no? E che cos'è? Un atteggiamento, capisci? È un atteggiamento, perché il problema è umano, mi capite? Il mio cavalli qua ne sbattono le palle, i miei cani, c'ho 8 cani qui fuori, loro non hanno cambiato niente, anzi sono felici che finalmente sto a casa. Stai a casa, gli dai... E apro la finestra al primo piano, nudo, dopo la doccia, e tutti scodinzolano, sono tutti contenti di vedermi, e nessuno mi dice sei grasso, sei brutto, sei vecchio. Quindi, capisci, il mondo cambia per noi uomini che abbiamo paura, di morire di fame, cioè di morire di fame come dei soldi,
dell'economia, perché ormai quella è diventata la cosa più importante della vita. L'economia, il denaro, la borsa. Io ogni tanto dico, pensa quanto tempo io ho perso in macchina o a casa ad ascoltare, o in televisione, ascoltare i risultati della borsa. Io non ho mai avuto niente in borsa. Pensa quanto tempo ho perso, soltanto se cagate, se la borsa va su da giù. Tutta la vita. Non ti siete mai chiesti quanto tempo per la borsa? È tremenda, è andata giù, lo 0,25% il Nasdaq. Sì, perché poi hai molti argomenti che di fatto, cioè, toccano molto indirettamente, ma diventano la priorità principale nella testa delle persone. Però in questo momento chiaramente le persone perderanno il lavoro, aziende chiuderanno e quindi c'è grande preoccupazione, no? Inevitabilmente, immagino. Tremendo. No, è tremendo. Ma allora, i problemi che abbiamo prodotto vivendo e pensando nel modo con cui abbiamo vissuto e pensato, non sono questi problemi, i risultati di questi problemi non sono risolvibili con lo stesso modo con cui li abbiamo creati. Ne hai capito? Giusto, sì. Ecco, quindi torniamo agli stessi modi, cercando di risolverli. No. Se invece di andare a prendere i manager alla Bocconi, li prendesse una grande scuola di ballo sudamericano, non so io, il tango, i manager, o i ballerini, o i pittori, o la scuola di regia di Praga, o la, non so, forse il mondo sarebbe meglio. E soprattutto se quelli della Bocconi, invece di della Bocconi, prima di andare alla Bocconi studiassero per 3 anni storia dell'arte, avessero studiato storia dell'arte, avremmo avuto un'economia molto più interessante, più bella e più umana. Ma secondo te, Oliviero, realisticamente è possibile, e concordo sul fatto che non si può risolvere questa situazione con la stessa mentalità di prima, perché cioè, bisogna cambiare proprio approccio, mentalità, sistema valoriale, ma secondo te è realisticamente possibile o tra un tot di tempo, quando la situazione più o meno torna a una nuova normalità, poi dopo 5 minuti uno si dimentica, rientra nel suo tran tran quotidiano e fine la storia? Cioè, ma cos'è la normalità? La normalità era che prima 30.000 bambini morivano al giorno di mancanza d'acqua pulita, era tutto normale. Per il cibo, per l'acqua, per la violenza. Era normale prima. Ma niente, cos'era normale? Non siamo ancora civili, ragazzi. Non siamo ancora civili. Cioè, è normale per noi di questo mondo qui. Ma non è normale, secondo me non è normale. Con questo non dico che sono, anzi, apparteniamo in un momento storico. Noi siamo fortunati di appartenere a una fascia sociale e umana molto privilegiata. Tutto qua, per noi pensiamo che questo sia normale, ma non credo che noi abbiamo vissuto in modo normale. Io non ho vissuto in modo normale, quando ci penso, pur avendo prodotto, pur avendo fatto. Forse però comunque ho consumato di più di quello che ho prodotto. Infatti è qualcosa che mi domando sempre. Ma hai consumato di più di ciò che hai prodotto? Perché il problema qui è produrre e consumare. E allora ti devi chiedere, ma è giusto? Non sono qui a migliorare niente, ma sono cose che mi domando sempre. Dio santo, ma anteponiamo il denaro a una vera gratificazione, e abbiamo capito che alla fine non gratifica, è molto importante, è chiaro, ma non gratifica veramente. Non è quello. Allora dobbiamo rivedere la gioia di vivere, ragazzi. Ve lo dico io, che sono stato molto privilegiato, ma incredibile. Ma però ho sempre cercato di star fuori dal solco della borsa, delle robe, speculazioni, investimenti. Io non ho mai comprato una cosa che non mi piacesse. Mai. Anche se magari sarebbe stato un affare.
e non ho mai venduto una cosa che mi piace. Ad esempio, la foto che hai lì dietro. Dici qualcosa di quella foto lì dietro. Per allora, chi... questa foto qui è, tre foto sono, vedete? Mm-hmm. Sono tre foto che Avedon fece con la 2025 alla Factory. Questo, vedete, qua c'è Warhol, c'è Gio D'Alessandro, c'è Paul Maurice là in mezzo. Paul Maurice con la testa in mezzo. Vabbè, sono gli attori della Factory. E Avedon fece questa foto per 6 pagine per Vogue America. E questa è una stampa di quel lavoro. Era un amico, ci vedevamo a New York, tutte le volte ero a New York. Sì. Peraltro tu hai conosciuto un sacco di personaggi nella tua carriera, personaggi pazzeschi. Chi è che ti ha colpito di più in questi anni? Quelli che ti hanno colpito di più, che quando li hai conosciuti hai detto, cazzo, questi qui hanno effettivamente... qualcosa di altro, di diverso. Che Warhol era un marziano, lui proprio ragionava come un marziano. Oh yes, era un extraterrestre, sì, nei valori, tutto, e lui era riuscito a distaccarsi da... aveva fatto business art, non so se sapevi, c'era il suo ufficio, si chiamava Business Art, quello in Union Square. Poi il grande, e poi tanta gente famosa, vi posso dire, insomma, Muhammad Ali, grandissima personalità, ci siamo divertiti insieme un paio di giorni, sono stato nel suo camp mentre si preparava per l'incontro a Kinshasa contro Foreman, era molto, era fantastico la sua capacità di capire la gente e socializzare, cioè per lui o eri simpatico via le gambe, lui mi chiama Oli e io lo chiamavo Ali, hey Oli, come over here, show you something. Era divertentissimo. E poi dei grandi personaggi, e poi tante persone che non so neanche chi siano, con delle personalità incredibili. Facendo questo lavoro qua della razza umana, ho conosciuto la gente per strada incredibile, che ti sguardano con questo sguardo magnetico, questo carisma umano, queste persone che a 10 metri le senti, capisci? Hanno questo raggio magnetico che ti prende, e sono difficili questi, perché sono quelli problematici, è chiaro, che ti scrutano, ti subito capiscono, già ti hanno capito chi sei dentro. Mm. Mm. Tiziana Klein ha una domanda per te, chiede a cosa lavora Toscani attualmente? Guarda, in questo momento, da un mese, sto facendo un trasloco. Cioè, non è un trasloco fotografico, è proprio un trasloco nel senso trasloco fisico. Tutto l'archivio, le negative, le diapositive, i giornali, perché poi io ho tenuto i giornali dove sono stati pubblicati i lavori, stanno impazzendo tutti, e noi siamo a un quarto di questo lavoro, perché voglio ho costruito un posto in mezzo alla mia vigna. Ho una vigna, produco vigna. Aspetta, Oliviero, ti ho perso un attimo, Oliviero. Hai una vigna, produci vino. Cosa produci? Produco, io sono qua attaccato a Bolgheri, attenzione. Oh. E produco un Syrah con Cabernet Franc e Petit Verdot. È un blend, e però no, mica male, abbiamo 95 punti di coso. Wow. Poi un giorno parleremo di vino invece. Ok. Ma è un 14 gradi? 14 gradi, 14 e mezzo? Sì. Troppo forte? No, a me piacciono quei vini forti. A me piacciono i vini veri. Sì. Vini veri, seri, ma non da funerale, cioè quelli che girano tutti tristi. No, da battesimo. Cioè, io dico, voglio un vino di Mozart, non di Wagner.
con tutto rispetto a Wagner, però il mio vino deve essere di Mozart, non di Wagner. E deve essere serio, di quelli, non di quelli alla moda. Il mio vino deve essere al di là delle mode. Vabbè, comunque, in mezzo a questa vigna che è fantastica, Angelo Gaia dice che ho la più bella vigna della Toscana. E devo dire che ho fatto la vigna lì proprio per un fatto estetico, va bene? Vede il mare, è una cosa meravigliosa. Lì in mezzo porto tutto il mio lavoro, perché io non ho mai avuto il mio studio. Non ho mai avuto il mio studio. Avevo un ufficio dove organizzavo i lavori, ma lo studio, io sono sempre stato un vagabondo, sono sempre stato un gypsy, eh? Studio a Parigi, affittavo lo studio a New York, affittavo lo studio a Londra, sempre a Milano. E adesso invece faccio, non faccio lo studio, ma faccio un ufficio dove porto lì tutti i miei hobby, che sono la fotografia, con tutto l'archivio, le cose, il vino e il centro dei cavalli. Perché, ah, giusto, è vero, se anche sentiamo detto. Arriviamo e addestriamo soprattutto cavalli da reining con gli americani. Allora sarà, lo chiamo, è una fondazione, Oliviero Toscani, io lo chiamo la fondazione, L'apostrofo, affondazione. Sto facendo questo trasloco, però in realtà avrei dovuto fare in questo momento un grandissimo lavoro per la città di Parma. Tu sai che era l'anno della cultura, no? Parma 2020? Sì. Io ho fatto un progetto che era tutto fatto, organizzato, dovevamo partire, di fotografare Parma. Per 4 mesi avrei invitato decine, dozzine di fotografi da tutto il mondo a fotografare Parma e fare un'analisi fotografica della città come mai nessun'altra città l'aveva fatto. Quindi questo è il progetto che però è stato in stand-by. Un grandissimo workshop fotografico su una città, invitando dilettanti, bastava fotografare con un progetto. Ho invitato tutta una serie di grandi fotografi a dare una lezione, una specie di lezio, prima di iniziare la loro settimana o i loro 3 giorni di fotografie. Cioè, era tutto organizzato, quindi questo è quello che dovevo fare. Va bene. Senti Oliviero, ti lascio con un'ultima domanda che ti chiedevano, curiosità fotografica. Nel momento in cui pensi a una fotografia, c'è qualche persona che avresti fotografato o qualcosa che non hai ancora fatto, a parte questa iniziativa su Parma, che veramente ti manca e dici cazzo mi sarebbe piaciuto far questo o vorrei prima o poi riuscire a scattare in questo contesto, in questa situazione? Quante robe vorrei fare, quante persone non ho fotografato e vorrei fotografare. Non ho fatto niente, pur avendo un archivio adesso pazzesco, ma non ho fatto niente. Il problema è qui, uno dice mamma mia, come ho fatto poco, che pigro. No, quello che ho fatto però adesso, no, mi ero dimenticato, un bel progetto ho fatto invece, utilizzando Instagram che non ho mai utilizzato, però Settimio mi ha insegnato ad andare su Instagram e ho visto che tantissima gente mi seguiva, gli dico ragazzi, fate il vostro autoritratto in questa condizione, siate i reporter di voi stessi in questa condizione storica di questi giorni. Repubblica ha fatto la prima pagina 3 settimane fa, non l'hai visto? No, cioè, da qua da Brighton seguo poco i quotidiani italiani. Repubblica ha messo in prima pagina i primi ritratti che ho fatto e tutta questa gente mi sta mandando, anzi tutti quelli che mi stanno ascoltando, facciano loro autorità nella loro intimità dove sono rinchiusi, autoritratto. Ok. Poi, girate la macchina verso l'esterno e fotografate l'ambiente in cui siete.
potete esserci ancora una volta voi nell'ambiente, nel caso siete lì con il vostro cagnolino o mentre guardate fuori la finestra. E poi una terza immagine dell'emozione che avete avuto durante questo periodo. Tu non sai, ho ricevuto per 5.000 ritratti, circa. Wow. E ne è meravigliosi. Cioè io non sarei mai stato capace di farli. È come essere entrato in casa di 5.000 persone e fotografarli. Quindi mi raccomando, tutti quelli che ci ascoltano, mi mandino l'autoritratto. Dove lo possono mandare? Cioè, dove lo spediscono? Instagram, ti scrivono su Instagram, ti mandano un messaggio su Instagram. Oliviero Toscani Studio. Ok. E poi Oliviero Studio. Va bene? Troveranno poi le varie indicazioni. O se no c'è anche di Nicola Sballario, Benedusi, insomma. Ma Oliviero Toscani Studio. Poi ti mando a te magari l'indirizzo esatto, no? Ok. Qua, in ogni caso, nel momento in cui vanno poi su Instagram, troveranno lì se c'è un post. Voglio fare un libro di questo. Voglio fare un grande libro con Repubblica, mettendo nomi, cognomi. Fantastico sta diventando. Un progetto incredibile. Dimmi una cosa, Oliviero. Quando ci siamo conosciuti qualche anno fa, eri ancora abbastanza lontano dai social. Poi la seconda volta che ti ho visto invece avevi iniziato a fare qualche diretta su Facebook, eccetera. Adesso mi dicono le mie fonti che su Instagram ti sta prendendo bene ed è qualcosa che inizia a masticare con interesse. 5 e mezza di ogni giorno. Come funziona il tuo rapporto adesso con i social? Come li vedi? Instagram che nasce come social fotografico, peraltro. Sì. Ma lo vedo che è molto limitante perché la qualità tecnologica è tecnologia avanzata, ma la qualità di questa tecnologia è troppo scarsa, perché non puoi veramente, siccome parliamo di fotografia, devi far vedere delle immagini, quindi guardare delle immagini, le immagini hanno anche bisogno di una certa qualità per capirle bene, insomma, non deve essere presso a poco così. Comunque meglio di niente, non è male. Alle 5:30 su Oliviero Toscani Studio. Fai la diretta, ma ogni mattina alle 5:30? No, alla sera. Ah, la sera, perché c'è un caso alle 5:30 di mattina, è una bella levataccia. È una bella idea però questa. Guarda che... Perché non mi ricordo chi mi ha detto, facciamo una diretta alle 2 di notte, no? Per vedere veramente quelli, i duri e puri che ci sono. È una cosa che io ho sempre usato. Sai quelli che insistono? A Sor Toscani devo vederla, devo portare il mio lavoro a fare vedere, voglio fare il suo assistente. E guarda, non ho tempo. No, ma mi dica che ora, qualsiasi ora. Bene, alle 5 di mattina di martedì. A Parigi, per esempio, no? E mi dicono, alle 5. A qualsiasi ora, ti va bene alle 5. Se sono veramente in gamba, vengono, non fanno piega. Alle 5 sono lì. È vero. No, ottimo filtro questo. Allora facciamo il programma tu e io alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino. Io arrivo con i miei due bambini piccoli alle 5 del mattino. No, alle 5 già da contadini. Con una volta sì. I contadini si svegliavano alle 5. Facciamo le 3 e 3:27. Sì, cioè deve essere ancora più estremo. Molto bene. Sì. Oliviero, senti, ti ringrazio e sono curioso di vedere i tuoi scatti che emergeranno comunque da questo periodo e anche l'evoluzione della tua presenza su Instagram. Comunque, mandatemi l'autoritratto, se no scrivete studiotoscani.com, studio@toscani.com, va bene? Fantastico. Oliviero, alla prossima. Ciao bello, ciao a tutti.